La mia posizione personale già l'ho espressa, non ritengo entrambi questi candidati validi, perché rappresentanti due partiti che negli ultimi 20 anni hanno solo fallito, tanto a livello locale quanto a livello nazionale. Però mi sembra anche giusto su questo, come portavoce, confrontarmi con la nostra base e poi conseguentemente esporre la nostra posizione. La vista in campo. Ma ripeto, la nostra opposizione sarà totalmente responsabile. Se i provvedimenti che verranno proposti saranno validi, contribuiremo a farli approvare. Se saranno le 64 delibere con cui Alemanno agli ultimi due giorni tentò di cementificare la città, allora faremo letteralmente le barricate, o anche la delibera 37/2009 con cui aumentò esponenzialmente i cartelli pubblicitari a Roma. Sarà molto, molto seria. Beh, no. Beh, no, le preciso un po' la mia osservazione. Quello che noi abbiamo detto è che i principali quotidiani nella sezione romana, negli ultimi 60 giorni, se andiamo a vederli, è semplicemente un dato di fatto, ci hanno dato pochissimo spazio, spesso anche alterando. Non so chi lo pensava, quando abbiamo concordato questa campagna elettorale, precisamente in data 8 aprile, abbiamo concordato esattamente questo, e quindi che lui venisse un unico comizio, come del resto ha fatto anche a febbraio. Posso assicurarvi che Beppe Grillo sta girando l'Italia da 6 mesi e dopo 2 mesi di campagna elettorale vi assicuro che anche fisicamente, insomma, non è... Beppe Grillo è anche una persona di 65 anni, insomma. Grazie a voi. Arrivederci. Okay.